se non attacco il microfono, so pirla però. Allora, benvenuti su Secret Yards. Livello strano, per cui lo faccio con la telecamera, perché sono strano pure io. Allora, in questo momento io ho la luce in faccia, quindi non vedo assolutamente nulla, però è una soluzione temporanea. Allora, in questo livello vedrete che non bisogna toccare niente, qualsiasi cosa si tocca facciamo danni. Per esempio, sparare ad alberi spawna clear. Allora, le statue spawnano aracnodi giganti. Vedete, qualsiasi cosa si può rompere spawna nemici in questo livello. È fatta apposta così. È abbastanza troll. Poi qua abbiamo una pillola. Una not so silent pill. In realtà c'è un modo per trasformare quella silent pill in un pulsante che disattiva lo spawn dei nemici, ma ci arriviamo dopo. Perché questo livello ha un segreto particolare chiamato il Geek Secret, che è stato scoperto dopo una decina d'anni rispetto al rilascio del gioco, che si può anche trovare qui nella versione nel remake HD. Ed è praticamente un segreto. Arca putte. È praticamente. Ma. Allora, dicevo, il Geek Secret non conta come segreto normale del gioco, è una cosa a parte, ti permette di completare. Oh, la. Oh, ti permette di completare il livello in 2 minuti, senza incontrare nemici, tra l'altro. Effettivamente è una gran figata se si considera che è stato trovato dopo 10 anni. E quello che voglio fare è mostrarvelo alla fine. Anche quella statua lì, se la rompi, tira fuori rane. Non so perché queste arpie quando muoiono cacciano i salamini beretta, ma vabbè. Eh no, eh no. Allora, dovrebbe starcene un altro qui. Più o meno. Allora, qui abbiamo un albero. Esce una pillola se rompiamo questa statua, ma lo vedremo nel Geek Secret. È una combinazione di tasti che include anche le istruzioni di questa statua, se non sbaglio, che distrugge un oggetto che troveremo tra un po'. E se lo distruggiamo, manchiamo il segreto. Cioè, è un casino, veramente. Allora, innanzitutto, se prendo quella pillola, si spawna una trappola. Qua abbiamo invece. Già. Quindi come vedete ho preso anche, a parte tralasciando Pinky. Mi ero dimenticato che uscivano questi tizi in questo modo, vabbè. Dicevo, se noi avessimo preso la pillola nella stanza precedente, avremmo distrutto questo obelisco e non saremmo riusciti a prendere il segreto. Cioè, questo è un livello che ogni volta che lo devi fare mi devo andare. Ma ce l'ho dritta la telecamera? Aspetta un attimo. Ogni volta che devo farmi questo livello, praticamente devo andarmi a riguardare come si fa perché mi dimentico sempre. Comunque, li pesci? Gesù santo! Terrificanti. Avete rotto. Allora, molte cose poi le spiegherò nel Geek Secret. Comunque. Ah, Gesù, sta stanza. Allora, anche qua la cosa che consiglio è rompere gli alberi. Perché se li rompiamo durante una battaglia ci arrivano i clear a casa. Quindi me li levo fin da subito, io onestamente. Sono anche ste cristalli statue da starci attenti. Questa statua qua invece, se non mi sbaglio, evoca rane. Ok, allora dovremmo esserci. Ci sono 4 pulsanti. Ognuno apre una di queste barre, ma ognuno evoca mostri. Io mi nascondo. Ok, sono clear questi. Aspetta un attimo. No, ho detto aspetta un attimo. Next. Ok, sono i biomech. Forse questa è la prima volta che mi accuccio in questo gioco. Oh là! Allora, se non mi sbaglio, in questa ondata, ogni volta che ammazzo un nemico ne esce un altro, dello stesso tipo, dello stesso posto. Quindi, tutti i minori e i maggiori che ho ucciso, quindi li devo ammazzare 2 volte, insomma. Io a voi, non il contrario. Non è molto sicuro quel posto. No. Ok, non era così male allora. Ah, forse. Ok, quelli minori escono 3 volte. Fatto, a posto. Prossimo. Ok, easy. Dai. Ultima. Ecco qua. Allora,
Ora, in questa zona abbiamo innanzitutto alberi che sparano nemici. Vabbè, è finito. Abbiamo questa statua. Praticamente noi dobbiamo prendere due oggetti da dare a questa statua. Quella si apre e crea un passaggio della fine del livello. Abbiamo due stanze. Questa che andiamo a vedere adesso è un po' infame perché c'ha dei meccanismi da premere per attivare un parkour che ti permette di prendere l'oggetto. Però l'oggetto, che è quello che sta salendo adesso, se noi spremiamo un missile mentre sta salendo, lo rompiamo e lo possiamo prendere senza far niente, cioè evitandoci tutto. Però il problema è che ci sono dei mini arachnoidi. È brutale questo. Ehi, ehi. Dovrei esserci. Tra le varie infamate, questa non neanche io la sapevo. Cioè, queste statue nascondono biomech maggiori. Vabbè. Comunque, nonostante io non ho bisogno di attivare nessun meccanismo per prendere la statua, lo faccio lo stesso perché c'è un segreto da prendere. Quindi dobbiamo comunque premere i tasti. Ok, questo attiva. Sti maledetti. T'ho visto? Mortacci sua. Madonna. Poi, secondo. Apre un'altra parte della scala. Però così. Cioè, esci mentre sto vedendo il filmatino, sei un infame. Ok, allora. Boni. Ultimo. Ce ne sono altri. Ok, dovrei essere al sicuro. Allora, il motivo per cui... Allora, il motivo per cui ho dovuto comunque premere i tre pulsanti. Io sta cosa non la sapevo. Io sono talmente abituato, cioè non ci sono mai salito su quelle scale effettivamente. L'ho quasi sempre fatto con il segreto sto pezzo, quindi non so se riuscissero nemici. Allora, il motivo per cui abbiamo comunque premuto i tre pulsanti è per rivelare questo tasto, che fa uscire questa piattaforma, ci permette di prendere i due segreti. Cioè non sono segreti, è segreto la piattaforma, quindi comunque andava fatto. Va bene, usciamo. Sta stanza è in incubo. Via! Basta! Ma che ho fatto di male? Allora, qui abbiamo una stanza simile a quella precedente. Però noi andiamo da quest'altra parte. Questo è un segreto. Quindi se noi proviamo a prendere l'ammo pack, questo va via. E ci rivela tutta questa zona della piramide, che se fate caso, se ci fate caso, è in bassa qualità. Perché questo è uno dei vari dettagli che non hanno risolto tra hanno lasciato praticamente uguale a quella versione originale. E qui ci stanno un sacco di ingue. Ya. Quindi praticamente siamo in questo... Aiela. Siamo nell'enorme perimetro della piramide, con tori e ragni. E nei due angoli lontani della piramide abbiamo due segreti. Allora, adesso vi velocizzo perché sono parecchio lunghi. E via. Allora, qua abbiamo un ammo pack serio. Qua abbiamo una vita. Ok, fatto tutto il giro. Una volta che eliminiamo tutti i nemici in questa zona, si dovrebbe aprire la porta al centro della piramide, rivelando una stanza segreta. E dentro c'è una cosa molto seria. Molto seria. Molto, molto seriosa. Sì, questi sono i dev che fanno i deficienti. E sotto la piramide di Giza c'erano casse con il simbolo di... Allora, il fatto delle casse è un inside joke in Serious Sam. In Second Encounter si vedrà ancora di più sta storia. Comunque,
non ho capito. Ce n'era ancora rimasto uno, ma che è davvero? Ok, allora, siamo arrivati a questa stanza. Questo pulsante fa girare la piattaforma. Allora, qua il segreto è: ci sono dei segreti da prendere e non bisogna che premessi i tasti. Di nuovo, è tutto... Intanto salvo. Complimenti a me, sono salvato proprio in un momento perfetto, però. Allora, primi due segreti è salire su quelle piattaforme. Qua non l'ho mai capito perché, ma a volte tornano indietro, a volte non tornano indietro, non si è capito. Oh, sto a parlare. Però in realtà non dobbiamo parlare dei pulsanti. Allora, che io sappia, questi pulsanti non fanno assolutamente niente. O magari mi sbaglio. Comunque, li possiamo usare per... vabbè. Dicevo, li possiamo usare per saltare lì. Quando la piattaforma non si ritrae è più facile il salto. A volte lascia un pezzettino fuori. Stavolta si è tornata tutta indietro. Ed è più complicato, ma ce la si fa. Allora, torniamo a spostare sta roba. Prendiamo anche l'altro. Ecco, vedete, qua è rimasto un pochino più alzato, quindi è più facile da prendere. Allora, fammi tornare la piattaforma lì. Salvo per sicurezza che adesso ci sono due segreti da prendere. E non ricordo in che ordine andavano presi. Comunque, dovremmo fare la stessa cosa qui. Per trovare la secret entrance. Però non prendo subito la statua. Invece ritorno un attimo indietro. Effettivamente potevo farlo prima sta cosa. Quindi se lo state facendo voi, andate prima a sinistra, poi passate al centro, non prendete la statua, poi andate a destra a prendere il segreto. Fatevi, evitate di fare tutto questo giro che ho fatto io. Una volta che siete qua, sparate lì. E completamente a caso, completamente a caso, sono idiota, si apre questo. Non lo so. Sto rettangolo, insomma, che ci porta anch'esso qui. I segreti sono stati presi. Non resta che prendere l'ultima sfinge dorata e crepare gli ultimi verdoni, gli ultimi leghisti. Eccolo là. Dopo essermi sfogato sul 23% della lega, possiamo andare avanti. Tanto la piramide lì resta di casse, così. Non so perché guardo, al posto di guardare, siccome se registro senza telecamera, guardo il microfono quando parlo e non la telecamera, vabbè. Questo è fatto, quindi adesso spengo la telecamera per accedere il Geek Secret. Vabbè, cutscene. Ok, siamo ancora in modalità Sirius e ancora in Secret Yards. All'inizio del livello c'era la Not So Silent Pill. Alla nostra destra c'era una pillola che quando presa evocava un biomech maggiore. Quindi se appena inizia il livello noi corriamo a prendere la pillola, anziché essere la Not So Silent Pill, è la Silent Warp Pill, che permette ad alcune pillole di disattivare i nemici in quella precisa zona. Da questo punto dobbiamo continuare a fare una sequenza di azioni un po' strane, come sparare a quell'albero che fa spawnare questa pillola che rompe l'obelisco nella prossima stanza. Poi rompiamo questa statua, prendiamo le prossime due pillole. A questo punto il gioco fa un autosalvataggio, quindi sappiamo che stiamo andando bene. E ora si crea un teletrasporto che ci skippa alla prossima stanza. Qua rompiamo la statua e la porta si aprirà automaticamente, evitando anche questa zona di battaglia. Poi si aprirà prima la porta di sinistra per permettervi di passare senza sbattere sulla porta, quindi fatta apposta. Prendete questa pillola che disabilita i nemici nella prossima stanza. Da qua il segreto classico è quello di rompere la pedana prima che salga tutta. E questo l'avevamo già visto prima. E ora abbiamo il pezzo più difficile, secondo me, del Geek Secret. Se vi ricordate, ci sta il punto in cui il Sirius Pack scappa da noi e noi non possiamo prenderlo. Dobbiamo in realtà riuscire a prenderlo mentre sta scappando. Quindi dobbiamo andare vicino, ma non troppo vicino, approcciandolo dalla sinistra, salvo per sicurezza, in modo che quando scappa va direttamente verso di noi. Non so se ha funzionato, lo scopriremo subito. Ma credo di sì, perché sennò mi avrebbe intrappolato nella stanza. Quindi dovrebbe funzionare così. Andiamo a prendere l'ultima gold statue. Ed ecco fatto. Se è tutto andato bene, dovremmo aver finito questo livello, grazie al Geek Secret, in meno di 2 minuti. Tipo 1 minuto e 58, 1 minuto e 59. È ottimo per le speedrun. Però siccome questo è un livello segreto, lo skippi le speedrun, quindi manco lo vedi. 1 minuto e 55, ottimo, vedi, sono stato molto veloce. E questo era Secret Yards con il Geek Secret. Settimana prossima, ultima puntata. La grande piramide, dai. Yeah.